miglior modo possibile, le cose che intendo dire, che invito anche tutti gli altri poi a farlo, perché abbiamo, che ci stanno seguendo, dei giornalisti online, più testate giornalistiche, quindi è a loro che ovviamente sono indirizzate le cose che qui diremo, è una conferenza stampa. E sono sereno, che però mi piace dire, perché sempre di più intendiamo canalizzare, finalizzare la formazione dei nostri giovani e anche non giovani, dei datori di imprese. Credo che questo sia indubbiamente una cosa che io ritengo fondamentale, importantissima, perché magari troppo spesso corsi di formazione disparati e ampliati nel territorio che poi magari non avevano un diretto riscontro nell'occupazionalità futura. Bisogna ricercare le reali esigenze delle imprese, e per questo anche la socialità in presenza mi fa piacere, l'ho voluta sia in un'occasione di un po' di giorni fa, sia in questa, ma sarà così anche in futuro. E quindi è quello che abbiamo cercato un po' di giorni fa con altre tipologie di corsi. Ha questa specificità, se non sbaglio questi 5 corsi sono finalizzati ad avere il 30% di ore all'interno dell'impatto di corsi, però di fatto così alla cosiddetta area di crisi, no? Del Fermano Siratese, che interessa particolarmente quindi il settore della moda, pelle, calzature, abbigliamento, e riprende un percorso. E sotto questo punto di vista quindi abbiamo voluto finalizzare questi corsi a questa area di crisi, a questo tipo di settori, poi da avere all'interno delle loro attività direttamente queste persone da formare. Io credo che questo, stavo a dirlo e lo doveva fare per forza non oggi e non a me, ma io credo che quando una persona all'interno della propria azienda ha fatto il risultato del mondo, quindi ecco, è un modo opportuno per creare effettivamente occupazione reale, ma anche occupazione adatta alle attività che voi state svolgendo. Questa è un po' l'impostazione che io sto dando.